Logosfera e per i Medi Naturali siamo con Francesco, che è il più bello d'Italia, no? E anche quasi il più bello del mondo, mi hanno detto, no? Dunque, tu sei bellissimo e chiedo anche a te che cosa fai per la tua bellezza, come ti curi, vai in palestra, fai massaggi, cosa fai? Dai un po' di indicazioni anche ai nostri amici maschietti che vorrebbero essere come te. Ma guarda, anzitutto buonasera, ma io credo che la bellezza sia comunque un po' anche diciamo di natura, poi dopodiché una persona si deve curare, deve aiutarsi, anche se ritengo che comunque la bellezza non debba essere comunque una cosa importante ma non l'unica ragione di vita. Ciò non toglie che attualmente ci sono vari modi per migliorare la propria estetica, accorgimenti di natura appunto chirurgo-estetica, magari un utilizzo di creme, magari frequentando una palestra, facendo una vita sana, e sicuramente si può trarre il beneficio, anche se ripeto, secondo me la bellezza deve essere, e bisogna essere belli ma rimanendo bene con se stessi, non deve essere una bellezza fine a se stesso, deve essere comunque associata a un pensiero. E poi quindi si può essere belli non necessariamente solo con la bellezza. Quindi curarsi dentro per apparire anche belli fuori, no? In un certo senso. E una domanda, un'opinione su quella che è la medicina naturale. Tu ti curi anche con erbe oppure anche con trattamenti ayurvedici, eccetera. Ci credi o non ci credi in sostanza? Guarda, io sono una persona che non fa se non in casi estremi utilizzo le medicine, quindi sono molto a favore della medicina naturale, ci credo. Magari può essere una medicina che può avere risultati un po' più a lungo tempo, però sicuramente sì, è un modo innovativo, soprattutto è un modo più, secondo me, più sano, più naturale, quindi perché no, bisogna provare e essere comunque al passo coi tempi, quindi sono a favore della medicina naturale. Anche noi, e per questo ti ringraziamo, grazie.